Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Onestamente, quando ho scoperto di questo caso sono rimasta davvero molto molto stupita e sconvolta, non lo conoscevo e oggi sono qui per parlarvi del collezionista di ossa della Magliana. Tra i tanti misteri della Roma più nera c'è una storia dimenticata. È macabra e inafferrabile, degna di un thriller mozzafiato. E infatti sono già usciti sia il libro che il film per raccontare una vicenda simile, ambientata però oltreoceano. Il titolo è Il collezionista di ossa. La protagonista del film era Angelina Jolie, una bravissima agente dell'FBI, alle prese con un cadavere trovato vicino a dei binari. Ma quella era fiction. Il caso che vi racconto oggi non è affatto una fiction, è accaduto davvero. Ci troviamo per l'appunto a Roma, nel quartiere della Magliana. Nel pomeriggio del 26 luglio 2007 ci sono più di 30 gradi a Roma. E in via della Pescaglia, nel quartiere della Magliana, scoppia un incendio. Verso le 15:30 i vigili del fuoco di Roma intervengono nella zona della Magliana per spegnere il fuoco di un canneto adiacente a una fabbrica di ferro. Lo spegnimento dell'incendio risulta un'operazione di routine. Una volta domate le fiamme, a seguito di un sopralluogo, i vigili del fuoco sono turbati da un macabro ritrovamento in quell'area ormai ustionata dalle fiamme. Quello che hanno rinvenuto è un cranio. Un cranio umano. Così un vigile del fuoco chiede di contattare la polizia. Interviene sul posto la polizia scientifica, il magistrato di turno, e viene predisposto l'accesso ai luoghi al dottor Luigi Cipolloni, il medico legale. Le autorità verificano l'esistenza di questo cranio posto in un avvallamento del terreno, perché probabilmente mosso dal getto d'acqua dei vigili del fuoco. Subito dopo il teschio ecco che vengono trovate altrettante ossa e sono tutte poste in maniera ordinata. A primo sguardo dava l'impressione di un cadavere che fosse stato posto in quel luogo e che lì si fosse scheletrizzato con le ossa che mantenevano il loro ordine anatomico. La polizia a questo punto inizia a guardarsi intorno. Il luogo del ritrovamento è particolare. Apparentemente non sembra un posto molto frequentato della zona. È lo spazio che si colloca tra il muro di cinta di una fabbrica che lavora il ferro è un canneto. Gli unici che possono conoscere quello spazio probabilmente sono proprio i proprietari dello stabilimento. Così i carabinieri decidono di interrogare Sergio Sonnino, il titolare della fabbrica. Gli chiedono se ha percepito cattivi odori, ma Sergio sostiene che se gira nel suo stabilimento al limite sente odore di ferro ed è una cosa che ovviamente lo riempie di orgoglio. La polizia a questo punto spiega a Sergio che c'è un cadavere a cui hanno dato fuoco adiacente al suo muro. Così Sergio Sonnino va con gli inquirenti intorno alle mura periferiche dello stesso stabilimento e in effetti trovano uno scheletro totalmente annerito. Quelle ossa non sembrano appartenere a qualcuno che è rimasto vittima delle fiamme. Sono ossa completamente scarnificate. Ispezionando i luoghi immediatamente nelle vicinanze del cadavere, che solitamente si vanno a guardare per cercare di trovare un qualche tipo di traccia che possa indirizzare sull'identità del soggetto, si ritrovano materiali di vario genere. Vi sono residui di abiti, delle scarpe. Quella sembra in effetti una sottospecie di discarica. Viene anche ritrovato un marsupio con all'interno un portadocumenti e due chiavi. Una di un'autovettura, precisamente di un Alfa Romeo, e una di un appartamento. Lì vicino sono anche presenti degli abiti laceri. Un poliziotto apre il portadocumenti, trovando effettivamente dentro un documento di identità. Anche se l'incendio ha rovinato il documento, per gli inquirenti non è un problema risalire al proprietario. Quella carta d'identità appartiene a Libero Ricci, un uomo di 77 anni, pensionato, residente alla Magliana, in via Rava, a circa un chilometro dal luogo di ritrovamento di quello scheletro. Libero Ricci era un bambino ebreo quando nel 1943 era scappato grazie alla forza della madre, Rebecca Moscato, alle retate. Al termine della guerra la vita aveva ripreso il suo corso. Libero infatti aveva sposato una graziosa donna di nome Emilia Ricci e aveva avuto 3 figli, 2 maschi e 1 femmina. Lavorava come operaio specializzato per una ditta del Vaticano. Ed era, a detta di tutti, un uomo buono che all'interno del Vaticano stesso godeva di molta fiducia da parte di alti prelati. Il medico legale, il professor Cipolloni,
e gli uomini della scientifica effettuano le operazioni di recupero dello scheletro: teschio, spina dorsale e costole e parti ossee di gambe e braccia. Ottenuto il via libera dal magistrato di turno, i resti umani vengono trasferiti nella camera mortuaria della capitale in attesa dell'esame cadaverico. Il medico legale nell'immediatezza ritiene che si tratti di un singolo individuo, in quanto non vi sono ossa in sovrannumero. Non ce n'è una in più, non ce n'è una in meno. Le autorità però scoprono immediatamente qualcosa riguardo Libero Ricci. È scomparso nel nulla 4 anni prima, la mattina del 31 ottobre 2003. Da quel giorno la sua famiglia non ha più avuto sue notizie. Ebbene sì, Libero Ricci, classe 1926, era scomparso misteriosamente il 31 ottobre 2003, dopo essere uscito dal suo appartamento al 7° piano di via Luigi Rava 7, in cui abitava con la moglie Emilia, nella zona portuense della Magliana. L'uomo all'epoca della scomparsa aveva 77 anni e aveva lavorato come artigiano decoratore per molti anni, con ditte al servizio del Vaticano, come già vi ho detto poco fa. Il caso, a prima vista, sembra molto semplice. Lo scheletro ritrovato non può che essere di Libero Ricci. A rafforzare l'ipotesi è anche il ritrovamento, sempre all'interno del marsupio, di una chiave che apre l'abitazione dell'uomo ormai scomparso. Libero Ricci è finito in quel cannetto a causa di un incidente o di un malore. Lì è morto e quello è il suo scheletro. Due poliziotti vanno anche a controllare a via Rava e le chiavi corrispondono. Ivana Ricci, alla vista dei poliziotti, allarga le braccia e dice: «Mia madre non ha retto al dolore, poco dopo è morta anche lei. Quella mattina papà uscì per la solita passeggiata. E chissà cosa gli è successo». A questo punto i parenti di Libero Ricci vengono convocati in questura, perché devono riconoscere gli effetti personali del congiunto scomparso 4 anni prima. Pur riconoscendo il marsupio, il documento e anche le chiavi che erano state da poco provate nella serratura dell'abitazione dell'uomo, non trovano corrispondenza con gli abiti bruciacchiati presenti in via Pescaglia e l'abbigliamento di Libero Ricci quando è uscito di casa quella mattina del 31 ottobre. La mattina del 31 ottobre Libero indossava delle scarpe beige, un cappotto blu, una maglia marrone e dei pantaloni neri. Un dubbio si insinua nei figli di Libero Ricci. Non sono convinti che quegli abiti fossero davvero di loro padre. Per scoprire cosa sia successo a Libero Ricci, gli investigatori cercano tra gli archivi la denuncia di scomparsa fatta dai familiari. Quando Libero scompare il 31 ottobre del 2003, sono tutti nel panico. Nessuno sa che fine abbia fatto. Lo cerca davvero chiunque. Anche i suoi amici lo cercano. Tutta l'area della Magliana viene setacciata, ma di lui non c'è traccia. Il figlio Claudio manda una foto del padre a una trasmissione di Rai 3, ossia Chi l'ha visto, in modo tale che chiunque l'abbia avvistato possa aiutarlo. Purtroppo nessuna delle segnalazioni ricevute al tempo si rivelano utili alle ricerche. Libero Ricci è stato inghiottito nell'universo degli scomparsi e fino al ritrovamento di quello scheletro nessuno parla più di lui. Alla famiglia non rimane che il ricordo di Libero. A questo punto richiedono all'autorità giudiziaria l'esame del DNA delle ossa ritrovate. Il magistrato, dopo aver appurato la sussistenza dei presupposti, accoglie la richiesta e dispone l'estrazione del DNA e il confronto con il codice genetico dei figli del Ricci. Il primo esame viene eseguito con tranquillità. Nessuno pensa che dietro la scomparsa di Libero Ricci possa nascondersi un giallo. Questo sembrerebbe un esame di routine. Insomma, quello scheletro, vestiti o meno, appartiene per forza allo scomparso Libero Ricci. Lo dice la logica. Il marsupio è suo, lo scheletro è lì e lui è scomparso proprio in quei luoghi. Quello che inizialmente sembra un caso di facile risoluzione, in realtà sta per rivelarsi uno dei più grandi enigmi investigativi del nostro paese. La polizia nel frattempo stabilisce che quell'incendio ha origine dolosa e ora iniziano ad analizzare le ossa. Iniziano quindi ad analizzare le ossa e accade qualcosa di incredibile, perché il cranio di quello scheletro non solo non appartiene a Libero Ricci, ma risulta addirittura di una donna. Gli investigatori a questo punto concludono che quel cranio non appartenga a quello scheletro. Insomma, si è trovato lì per caso. E già quest'idea a me sembra assurda, ma andiamo avanti. A questo punto si procede con altri accertamenti di tipo genetico forense sulle altre ossa. Per la precisione, prendono in considerazione delle ossa lunghe del lato destro del corpo. Ebbene, risulta che quelle ossa non solo appartengono ugualmente ad una donna, ma non è neanche la stessa donna a cui appartiene il cranio. Ovviamente si procede con ulteriori indagini e ogni volta spunta fuori un DNA diverso. Alla fine, sulle ossa su cui è stato fatto l'accertamento, i risultati evidenziano il profilo di 3 donne differenti e 2 uomini. Quello era uno scheletro di almeno 5 persone diverse e non compatibile
con uno dei figli di Libero Ricci. A questo punto la procura di Roma apre un fascicolo con due ipotesi di reato: occultamento di cadavere o omicidio volontario plurimo. Bisogna dire una cosa: qualcuno quelle ossa le ha portate in via della Pescaglia nella Magliana. Poi c'è il documento del pensionato trovato a pochi metri, le sue chiavi di casa. Insomma, qualcosa secondo gli inquirenti non torna affatto. Però i dettagli di quest'ultima ipotesi di reato non vengono svelati. Anche se quelle ossa non sono di Libero Ricci, un collegamento ci deve essere con quel ritrovamento. Non può essere solo un caso. Il rinvenimento di effetti personali di una persona scomparsa nel nulla, come per l'appunto Libero Ricci, sono collegati a questi resti umani a livello simbolico se non genetico? Nel frattempo viene anche peraltro abbozzato il profilo del collezionista di ossa, un uomo di 40-50 anni, di ottima cultura, con un'estrazione sociale medio-alta. Nel mese del febbraio 2010, in maniera totalmente inattesa, i telegiornali danno la notizia. L'eco della notizia si fa veramente eclatante. Le agenzie di stampa, i quotidiani, le riviste per famiglie settimanali ne parlano anche in maniera piuttosto approfondita, per settimane, se non mesi. Insomma, il caso del collezionista di ossa è un caso che tira. Anche perché non siamo in un quartiere qualunque, siamo alla Magliana, un quartiere che si porta dietro un fardello di quasi 40 anni. Il quartiere della Magliana è un quartiere che cerca la sua identità urbana da decenni. La sua fama purtroppo è legata al nome del sodalizio criminale più aggressivo che si sia mai mosso su Roma dal 1975 al 2000. E vi sto parlando proprio della banda della Magliana. La Magliana ha ospitato tanti fatti di sangue che hanno segnato per sempre la storia criminale della capitale, una storia che forse non è ancora terminata. Il ritrovamento di ossa a Roma evoca casi del passato che ogni tanto ritornano alla luce. L'accostamento di elementi bollenti come Magliana, Vaticano e cadaveri non identificati porta ad un accostamento inevitabile con la scomparsa di Emanuela Orlandi, cittadina del Vaticano svanita nel nulla nel 1983. Nel caso specifico, peraltro, Libero Ricci aveva anche avuto rapporti lavorativi col Vaticano proprio nel periodo della sparizione di Emanuela Orlandi, quindi la correlazione col caso Orlandi risulta davvero molto molto facile. In questo caso però le ossa non sono ancora state datate. Lo scheletro nel momento della prima osservazione era estremamente ordinato, dava l'impressione di qualcuno che avesse posto lì lo scheletro avendone delle competenze. Le ossa sono state articolate e disposte in modo anatomico. Questo richiede delle competenze specifiche, non scontate neanche per chi proviene da una formazione di tipo medico. Il punto è che il colpevole quella composizione voleva che venisse trovata. L'ha esposta come fosse un'opera d'arte, dalla quale pretendeva un riconoscimento dalla bravura dimostrata. Probabilmente lo ha fatto per rimarginare una ferita narcisistica. Si è specchiato in essa come Narciso nelle acque del fiume. E ciò che ha visto riflesso non è solo il suo vissuto, ma è il suo stesso ego che ha preso forma. Quelle ossa non si sono scheletrizzate nel luogo del ritrovamento, ma sono state deposte poco prima dell'incendio. Questo spiegherebbe la mancanza di odori percepiti dalla decomposizione dei resti. Inoltre, l'azione degli agenti atmosferici, le conseguenti modificazioni del terreno che lo ospitava e il passaggio di animali attirati dalle ossa non avrebbero reso possibile la conservazione dei resti scheletrici nella sequenza anatomica perfettamente ordinata che lo scheletro presentava al momento del ritrovamento. Probabilmente il colpevole era presente durante le azioni di spegnimento del fuoco per godersi lo spettacolo da lui messo in scena, in un punto nascosto dal quale ha potuto ascoltare, osservare e compiacersi della sfida che aveva appena lanciato, del risultato del suo lavoro e di quel parossistico stupore generato. Magari era a distanza, sull'altro lato della strada, ad osservare le reazioni dei poliziotti, o vicinissimo alle spalle degli agenti della squadra mobile, con l'orecchio teso a carpire le prime conclusioni del professor Cipolloni, il medico legale giunto sul posto. A questo punto si cerca di identificare le ossa di quei corpi senza nome. I metodi identificativi primari sono le impronte digitali, i denti e il DNA. Le impronte digitali su uno scheletro non ci sono, mentre i denti sono presenti sui due mascellari del cranio e non presentano interventi di tipo odontoiatrico. Questo permette di escludere eventuali persone scomparse che possono presentare delle otturazioni o degli interventi pregressi. È necessario prima analizzare i resti, fornire un profilo e andare a cercare tutte le persone scomparse che combaciano o hanno compatibilità col profilo fornito. Le ossa hanno già restituito parecchie informazioni all'indagine,
immagini. Per capire a chi possano appartenere bisogna datarle. Serve scoprire quando sono morti i proprietari di quei resti. Lo fanno attraverso il Bomb Spike, un sistema di datazione a radiocarbonio effettuato dal laboratorio Circe di Caserta. Da questa analisi emerge che le 5 persone sono morte in epoche diverse. Come già vi ho detto, i resti sono di 5 individui differenti. 3 femmine classificate come F1, F2 ed F3 e 2 maschi catalogati M1 ed M2. Tutte queste morti sono avvenute in un arco temporale che va dal 1980 al 2006. Le ossa appartenenti alla donna rinominata F1 mostrano che il decesso è avvenuto tra il 2002 e il 2006, in un'età compresa fra i 45 e i 55 anni. La donna rinominata F2 è morta tra il 1992 e il 1998, indicativamente tra i 20 e i 35 anni. La donna rinominata F3 è morta tra il 1995 e il 2000, a circa 40 anni. L'uomo nominato M1 è morto tra il 2001 e il 2006, in un range di età compreso tra 40 e 50 anni. L'uomo nominato M2 è morto tra il 1986 e il 1989, in un range di età compresa fra i 25 e i 40 anni. Se gli incroci con i profili genetici escludono ogni collegamento con il caso di Emanuela Orlandi, è proprio da questa datazione che le indagini possono cercare una svolta. Da un'ulteriore indagine genetica su un frammento di un'ulna sinistra rinvenuta durante un sopralluogo nel luglio del 2007 non è stato possibile estrarre il profilo genetico a seguito della scarsa conservazione del materiale biologico sottoposto all'azione devastante delle fiamme. Viene però effettuata un'indagine radiografica, dato che, dietro segnalazione dei parenti di Libero Ricci, il loro congiunto avrebbe patito in vita una frattura al gomito. Ma l'esame non ha rilevato segni fratturativi a livello dell'estremo prossimale dell'ulna e dell'olecrano, mentre le uniche fratture riscontrate sono state quelle a carico delle arcate costali di destra. L'esame radiografico sull'ulna rileva inoltre che in alcune ossa sottoposte alla stessa indagine è stato possibile evidenziare segni compatibili con l'azione dei denti della microfauna. Questo fa apparire evidente che al momento in cui queste porzioni di ossa sono state depositate erano ancora connesse con i tessuti molli. E ci fa anche chiedere come sia stato possibile non percepire l'odore della putrefazione. Quelle ossa, da quanto tempo erano lì? Perché è stato scelto proprio quel luogo per depositare le ossa? L'incendio è stato appositamente acceso per far scoprire lo scheletro? Vengono svolte altre indagini su altri frammenti ossei di DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale è un DNA che permette di risalire ai discendenti per via materna. E in effetti viene rinvenuto un tratto genetico molto raro, riferibile alla famiglia di Libero Ricci. Questo vuol dire che almeno un frammento osseo è in relazione parentale con Libero Ricci. Il teschio, le vertebre e l'emicostato destro appartengono a una donna legata da un vincolo biologico di parentela con la mamma di Libero Ricci, Rebecca Moscato, morta nel 1987. Si tratta di ossa riconducibili al profilo genetico denominato F1. Una donna deceduta tra il 2002 e il 2006, in un'età compresa fra i 45 e i 55 anni. Se prima i legami tra lo scheletro e il pensionato erano solo una deduzione, ora sono una prova scientifica. Libero è scomparso nel 2003. Lo scheletro è stato ritrovato nel 2007. Quindi teoricamente le ossa sarebbero potute trovarsi sul luogo del ritrovamento ancor prima della scomparsa del pensionato. Il punto è che stabilire da quanto le ossa potessero essere in quel luogo è estremamente difficile, anche perché c'è stato un incendio. Gli inquirenti formulano diverse ipotesi sull'identità di colui che ha lasciato le ossa sul luogo del ritrovamento. Inizialmente si pensa ad un ladro di tombe, magari impegnato nel settore delle pompe funebri o del cimitero. Qualcuno che abbia avuto accesso alle spoglie dei morti. Pensandoci bene, trafugamenti da ossari sono da escludere, perché le ossa sono contenute tutte insieme, quindi mischiate, ed è impossibile ad occhio nudo non duplicare mai, neanche una sola volta, una parte di uno stesso scheletro. Alla fine vengono anche esclusi furti di ossa da cimiteri o da istituti di anatomia umana. Secondo il professor Cipolloni, il medico legale che esamina i resti, in effetti l'ipotesi è da scartare. Sulle ossa non sono presenti tracce di zinco o di altri materiali con cui di solito vengono fabbricate le bare. Questo vuol dire che quelle ossa non sono mai state tumulate,
non provengono da un cimitero. E allora, se questi corpi non hanno avuto sepoltura, significa che forse si tratta di persone scomparse, magari uccise tra il 1980 e il 2006. Questo almeno restringe il campo delle ipotesi, ma ahimè, questo caso rimane avvolto nel mistero. I resti risalgono a epoche molto lontane tra di loro, il che significa che il collezionista ha operato per molti anni. Forse ha operato anche in diverse regioni d'Italia? Nel 2017 il DNA di F2, la più giovane delle donne, le cui ossa sono state usate per disegnare lo scheletro, viene comparato a quello di Alessia Rosati, una ragazza di 21 anni, studentessa di filosofia, militante dei centri sociali, che scompare nel nulla nel luglio del 1994, purtroppo con esito negativo. Nulla si sa invece dell'ignoto collezionista, la cui identità rimane ancora tuttora un mistero. L'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere viene archiviata nel 2011. L'ipotesi di un serial è inverosimile. Manca la ripetitività delle azioni, ossia mancano elementi dal 2007 ad oggi, e l'intervallo tra un'ipotetica uccisione e l'altra appare eccessivamente lungo per un serial. Inoltre, se fosse opera di un serial, viene da chiedersi come avrebbe smaltito le parti di cadavere non utilizzate e se le ha usate per ricomporre altrettanti scheletri. Ma se così fosse, avrebbe voluto farle ritrovare. Dagli elementi raccolti nel corso delle indagini è molto più plausibile la tesi sostenuta anche dal medico legale, ossia questo soggetto è un collezionista d'ossa che si è sbarazzato dei suoi macabri cimeli. Non si può però non tener conto del fatto che chi ha ricomposto la struttura ossea ha sicuramente una perfetta padronanza dell'anatomia umana, in quanto, come già avevo detto, nella ricostruzione dello scheletro non c'è un osso che ricompare una seconda volta. Una cosa è certa, credo che quelle ossa possano ancora dire molto. Si potrebbero analizzare ulteriormente i resti e successivamente cercare di capire se c'è compatibilità con l'impronta genetica di persone scomparse in quel ventennio che non siano state ancora sottoposte a controllo. Si è esclusa la compatibilità di uno di questi profili con Emanuela Orlandi. Quella con Mirella Gregori, invece, è stata controllata? Quelle ossa potrebbero essere appartenute a persone che vivevano ai margini della società? Persone non censite delle quali nessuno ha reclamato la scomparsa? Si è parlato delle analisi delle ossa lunghe. Ma le ossa piccole sono state analizzate a sufficienza? Lo scheletro presenta realmente tutte le componenti? O ci sono parti più piccole e complesse e mancanti? I resti umani delle 5 persone sono il risultato di 5 omicidi? L'autore, nel ricomporre lo scheletro con i resti umani di persone diverse, si è voluto far gioco degli investigatori come nel film Il collezionista di ossa? O ha voluto lasciare agli stessi degli indizi per ricostruire l'identità delle vittime? Come vedete, per questo caso ci sono tantissimi punti interrogativi. Voi conoscevate questo caso? Sono molto curiosa perché io non lo conoscevo affatto. Magari voi l'avete visto tramite chi l'ha visto. Secondo voi, chi è il collezionista di ossa? Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Avete qualche idea? Scrivetela qua sotto. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Thank you.